Allora, questa vediamo categoria. Chi sono i nominati di questa categoria, prego. I nominati per la categoria Atleta Paralimpico dell'anno sono 5 ori, un argento e 4 record ai mondiali di nuoto. Lo squalo, Simone Barlaam. Ai mondiali di sci nautico è mezzo infortunato, 3 vittorie e record di 25 ori in carriera. L'imbattibile Daniele Cassioli. Da 7 anni lancia il disco e il peso dove nessuna può arrivare. La campionessa del mondo, Assunta Legnante. Argento e bronzo, più l'oro in coppa con record del mondo. Il fenomeno della carabina, Andrea Liverani. Con il compagno di allenamenti Barlaam, ha dominato i mondiali di Londra. L'oro dei 100 farfalla, Federico Morlatti. La storia è nell'argento agli europei di Bucarest. Il futuro le attende a Tokyo. Le ragazze della nazionale di sitting volley. Anche il fenomeno Liu si è arresa davanti alla nuova numero uno del mondo del tennis tavolo, Giada Rossi. Simone Barlaam. Ciao Simone, molto piacere. Bravo Simone, bravissimo. Grazie, buonasera a tutti. Ah, Simone, sai che è di Milano, non è facile vedere i campioni di Milano, non sono tantissimi. 19 anni, studia ingegneria al Politecnico, ha vinto 7 medaglie d'oro ai mondiali, 4 agli europei, è un personaggio. Perché mi stai parlando lentamente come se non fossi italiana? Giuro che capisco la storia di questo fantastico uomo, tutto bene, poi guarda che il nuoto proprio. Bravissimo, per una persona che ragazzo. Tanto è maggiorenne, no? Posso. Sì, di maggiorenne sì, uomo. Da poco, da poco, da poco ancora. 19 anni. Non è, sono molestie, sono apprezzamenti, diciamo anche. Assolutamente. Sì, ha un curriculum incredibile questo ragazzo. Poi di Milano col nuoto uno non direbbe, invece, questa banalità dovevo dirlo. Vuoi fargli un'altra domanda da giornalista? Beh, lui ha vinto 7 mondiali e 4 europei. Il prossimo anno c'è una garettina che c'è una manifestazione un po' che l'aspetta, diciamo che lo chiama Tokyo. Diciamo di sì, siamo sulla strada giusta, direi, e Tokyo ovviamente sarà la big one, non solo per me ma per la maggior parte degli atleti qua in sala, e dita incrociate, l'anno prossimo seguiteci in tanti e ci sarà da divertirsi. Lui è davvero un fenomeno, fortissimo, e stile libero, dorso, farfalla, fa tutto. Noi faremo il tifo per te e per i tuoi pettorali. Gli vuoi dare il monile? Molto, molto piacere. Grazie. Photo opportunity. È bello. Tu usi gli anelli? Sì, sì, in realtà sono un fan. Infatti è strano che stasera sia qua senza anelli, perché veramente questo mi dovrebbe anche stare, perciò. Beh, meno male, cioè, quello che ci è costato, ci mancherebbe con te stesse. Comunque, prima di congedarti, chiamo con te qua sul palco una donna che ci teneva particolarmente a salutarti, una giovane donna che sembra impossibile, ma ha vinto più ore di te. Bebe Vio! Ciao Bebe, come stai? Vuoi dire che può fare una domanda intelligente a Bebe? Che io sono nel mondo affettivo con lei. Una domanda sì, però. Sì, sì. Bebe, tu invece le Olimpiadi l'hai già fatte, qualche consiglio puoi darlo a Simone? Io pianto solo nella prima. No, la prima è bella perché vai lì senza aspettative, quindi vai lì tranquillo. Perfetto, allora mi raga. Quindi vai lì e goditela, sì, sì. Io pianto talmente tanto durante la cerimonia d'apertura che mi sono persa ed ero la cretina l'unica fuori dalla fila degli italiani che vagava. Dove sei andata? E piangevo, non vedevo dove stavo andando, ero troppo emozionata, lo sognavo da così tanto, quindi... Amore. devi sapere che Bebe è un'atleta straordinaria, ha vinto tutto, ma ormai non è più soltanto un atleta. No, è molto di più. No, Bebe è una squadra, perché è una squadra che si chiama Fly to Tokyo, e sono una serie di ragazzi fortissimi che lei sta seguendo e vuole portare a Tokyo per le Olimpiadi, con Simone naturalmente, e due di questi sono qui, tra l'altro ieri sera le hanno fatto uno scherzetto che qualcuno magari ha visto alle Iene, non male. Ieri sera, un po' 10 giorni fa. Vabbè, insomma, chiamiamoli, eccoli, sì, sono arrivati. Emanuele... Gianchieri di Bebe Vio! Fly to Tokyo! Emanuele Lambertini e Edoardo Ciao. Jordan. Ciao! Emanuele, grazie. Ciao! Ciao, complimenti. Grazie.
Però sono un fiorettista, uno scioballatore che Bebe vuole portare a Tokyo. Com'è questo progetto, Bebe? Raccontaci. Allora, il progetto Fly to Tokyo in realtà è un progetto della nostra associazione Onlus che si chiama Art for Sport. Lo scopo dell'associazione è quello di aiutare tutti i ragazzi amputati. Loro, tutti e due, gli manca una gambetta. Perché da me è più facile da vedere, ma loro, Emanuele. Emanuele, sei tu? Sì, sono esatto. Io. E anche lui fa parte del progetto Fly to Tokyo, che vi racconteranno loro, perché io parlo troppo. Allora, siamo un gruppo di 10 ragazzi, facciamo sport diversi, e il cui nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare alla Paralimpiade. Però per farlo ci supporterà il progetto Fly to Tokyo. Come? Ah, come qui e qua, parlano così. Sono stupendi, stupendi. Dimmi, tu, il tuo nome, allora, Emanuele, avrai un cognome come le Spice Girls. Lambertini. E tu? Edoardo Jordan. Edoardo Jordan. Jordan, sì. Jordan è il nome e il cognome. Esatto, si spaccia per il nipote di Michael Jordan. Invece? Il nipote di Michael Jordan. Insomma. Ma si vede anche il fototipo proprio. Di secondo letto. E appunto l'associazione si occupa di... Scusami Emanuele, prego. Signor Jordan, prego. La nostra associazione ci fornisce tutta l'attrezzatura sportiva e il supporto che ci serve appunto ad ambire al nostro sogno, che è quello di partecipare alla Paralimpiade. Allora, tu sei un fiorettista, sì. E tu? Sciabolatore. Perché la differenza lo sanno tutti, Allora, è difficile, prende con quale parte dell'arma tocchi e quale parte del corpo, un po' le regole, tutto in realtà è diverso. Sei stata chiarissima comunque. Mi sembri la leader assoluta di questa squadra, di cui conosci a menadito ogni anfratto o corporeo. Quindi, in bocca al lupo per Tokyo. Andrete tutti quanti insieme? No, adesso, Fede, toccati di nuovo, per favore. La qualifica non è... Bebe e Simone sono praticamente già qualificati, ritmicamente qualificati. Loro due devono toccati delle altre qualificarsi, cose. Ma ce la faranno perché, sennò sicuramente che sono i due più forti delle rispettive nazionali. Fioretto maschile. Si consuma forza di toccare. No, infatti queste autocertificazioni pubbliche non sono elegantissime. Consideratevi tutti autotoccati come segno apotropaico, insomma, verso un futuro e anche un presente radioso. Benissimo, cosa vogliamo fare? Ci frequentiamo, ma fuori da questa serata. Quindi adesso voi tornate da dove siete venuti. Grazie mille. In bocca al lupo, ragazzi, ciao, come dire. Grazie mille, Grepi. Bebe rimane. Grazie, Manuele. Grazie. Simone, grazie. Bebe rimane invece. Ciao, in bocca al lupo, Bebe rimane con noi, rimane. Anche tu rimani. Ecco, rimanete qua per il prossimo.